a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questa è la seconda parte dell'episodio di Addomesticamenti Folli, cioè dove io e Jack ci siamo fatti prendere dalla frenesia, da questa follia d'addomesticamento e praticamente abbiamo addomesticato qualsiasi bestia ci passasse davanti al muso, ecco. Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati che io e Jack stavamo rincorrendo la nostra megalocera che a quanto pare fugge a una velocità improponibile. E niente, immagino sarete curiosi di sapere come andrà a finire, no? Quindi vi lascio subito all'episodio. Buona visione! Io lo so che questa è una cacchiata perché ho già 3 addomesticamenti in corso. Però c'è questa megalocera di livello più o meno decente che mi sta girando. No, aspetti, ehi, la mamma mia, quanto fugge! Porca miseria, guarda il polverone che solleva e quanto fugge veloce! No, aspetta, non beccare il rino, Jack. Occhio, non beccare il rinoceronte, aspetta. Aspetta con calma, ok? Però stia ferma, vada in una direzione. Scelga una direzione e la segua. Aspetta, l'ho bloccata. Jack, veloce però. Si è già dimenticata la tizia. Ma l'ho beccata sul culo? No, sì, l'ho beccata. Ok, aspetta. No, vabbè, ma non la beccherò mai così. Sì, calmi. Ma porca miseria, ma poi vanno a zigzag, cioè va in tutte le direzioni. E mi torna incontro, ok, salve, aspetti, la devo anticipare. Aspetti, no, non riesco a guidare la tigre. Mi dà un secondo che no, ho un problema di guida con la tigre. No, No, aspetta, vabbè, aspettiamo poco, vedrai che ora si dimentica di nuovo. Non l'ho beccata, però aspetta che forse riusciamo così. Se va dritta per così, forse... Ah, si è dimenticata, perfetto, un'altra di quelle bestie che si dimentica molto in fretta, ottimo. Ci fugge la velocità della luce, però almeno... No, Jack, è inutile che ci proviamo. Non riesco a guidarla, la tigre. Abbi pazienza, non ce la faccio. Poi c'è sta luce che mi sta uccidendo gli occhi. Ok, dai, così dritta. Vai dritta così, Lilla, perfetto. No, non girare. Ma porca miseria, oh. Ok, dai che così ce la facciamo. C'è sta luce che mi sta ammazzando. Non riesco a vedere una cipa. Non vedo niente. Vedo che si è addormentata. Ok. Ok, dai. Non c'è voluto poi così tanto. Pensavo molto peggio. Vabbè, non è di livello altissimo, ma tanto non penso di doverci fare grandi cose con questa. Era più che altro per il puro gusto di averla, di possederla, di averla nella mia cerchia di bestie. Porca miseria, si è fatta notte. E ovviamente piove, grazie. E io non trovo più la megalocera. Signora, dove mi è svenuta? Ma porca miseria, dove cacchio è adesso? Mai che la trovo? Ah, qua, ok. Dai, ero in zona, più o meno c'ero, perfetto. Vieni tizia, beccati anche tu un po' di pappa. Abbi pazienza, non è tanta roba, fatela bastare. Già mangiando, subito così. Però, bello musetto. Però dai, va abbastanza veloce l'addomesticamento. E mi è svenuta vicino al mammut. Ok, non è male, perfetto, abbiamo i 2 rino laggiù, tutti e 2 vicini, e qua abbiamo le altre 2 bestie, il megalocero e la mammuta, perfetto. Visto che non si vede una mazza, un'emerita cippa, io e Jack ci prepariamo 2 focherelli e ce li piazziamo vicino, uno al mammut e uno al megalocero, così almeno li troviamo. Ma... Ragazzi, voi che state facendo? Ma perché? Ma vi siete inchiodati? Cioè, l'anchilosauro e il rinoceronte si sono inchiodati tra l'albero e il mammut addormentato. Ma perché? Ma si può essere più scemi? Ma perché siete così rincoglioniti voi bestie di Ark? Oi, va bene, non importa. Apprezzo queste... Dove... Aspetta, ora devo trovare il megalocero. Ora devo trovare di nuovo il megalocero. Dove cacchio mi è finito? Dai, che era qua... Ma era qua vicino. Dove cribbio? Gio, fammi vedere. Dove cacchio è il megalocero? Era qui a fianco. Ah, è qui dietro. Ma porca miseria, ce l'avevo a 20 cm dal naso e non lo vedevo. Ah, ok, dai, il fuoco ci semplificherà la cosa. Il fuoco ci semplificherà decisamente la cosa. Lo piazziamo qua. Perfetto. Ok, dai, perfetto. Così non li perdiamo di vista ed evitiamo che si sveglino nel frattempo mentre ci facciamo un po' di giri tra una bestia e l'altra. Ma cosa stanno facendo? Ragazzi, che state facendo? Ma perché? Ma perché gli vanno anche le zampe fuori? Ma perché? Oddio, ma la devo censurare sta scena, perché sembra che stiano facendo così le cosacce. Ragazzi, vi schiodo io perché siete troppo scemi. No, vabbè. Troppo... Ah, ha smesso di piovere. Ah, no, mi sembrava strano. Ok, pensavo avesse smesso di piovere e invece... Aspetta. Ah, no, ci ha smesso davvero. Ok, mamma mia, sarà una lunga notte. Sarà una lunga notte correndo da una parte all'altra, da una bestia all'altra, per dare cibo a tutti ed evitare che si sveglino
Ma soprattutto che mi si abbassi l'efficacia dell'addomesticamento, perché se gli manca il cibo si abbasserà, cacchiarola cacchiarola. Ora sono curiosa, ma i due scemi là dietro sono ancora bloccati? Sì, sono ancora bloccati. Sì, sono ancora decisamente bloccati. Aspetta, fammi vedere, ma tipo... ma se io gli sparo, cosa succede? Jack c'ha fame, ma in questi momenti Jack c'hai fame? Vabbè, non importa, non voglio litigare, ok. Vediamo... Che succede, Rino? Che succede? Il Rino mi tira giù l'albero! Il Rino si schioda! Aia, 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 perché mi tira giù l'albero? No, no, dai, che mi sono appena rifatta la tuta, scusi! Scusi, la volevo solo liberare, glielo giuro, la volevo solo liberare. Aspetta, 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 aspetta. Vieni, Rino, vieni, Rino. Vieni che ti accompagno in un posto bellissimissimissimo. Facciamo la cacchiata, dai. Vieni, piccolo Rino, ti faccio cadere di sotto così impari a stare vicino al mio mammut. No! No! Ha inchiodato, ha inchiodato, prova a salire ma non ce la fa, non ce la fa. No vabbè, è stato bellissimo. Cioè ha inchiodato all'ultimo proprio sul bordo del precipizio. Ha provato a risalire con tutte le sue forze, ma cacchiarola, non ce l'ha fatta, poverino, non ce l'ha fatta. Oh perfetto, e abbiamo la nostra signora mammut. Abbiamo la... Gioco, mi fai cliccare, accetto. Gioco, mi fai cliccare, accetto. Gioco, ah, ok, grazie. No, si è impiantato. Boh, vabbè. Oh, finalmente abbiamo la nostra mammuttona. Venga, mi segua, la porto a conoscere il suo mammuttone. Venga, mi segua, la porto a conoscere il suo maritone mammuttone. Signori, voi come siete qua? Ci possiamo dare una mossa? Vorrei evitare di aspettare un altro giorno intero. 71,9, ok, va bene. Lei invece, signora? 42, ancora 42, ma porca miseria. Lo so, oggi ci ha preso questa furia di addomesticamenti incredibilmente folli, uno dopo l'altro. Non lo so, mi volevo addomesticare tutto quello che potevo oggi, non so perché. Megalocero, lei invece a che punto mi è? Aspetta, vedo la scritta, si è addomesticata. Oh, che bello, la megalocera si è addomesticata. Perfetto, perfetto, aspetta, fammi... Oh, fammi spegnere fuoco, aspetta, 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 c'avevo carnina? Sì, avevo messo carnina a cuocere. Ehi, quanta carnina, ottimo, ottimo. Ciao piccola megalocera, ma guarda com'è carina, con quelle orecchiette che vanno su. È troppo tenerosa, è troppo tenerosa, mi piace un sacco. Venga che la porto a casa, la porto a casa. Lei è tanto bella, mi piace tanto tanto, pulcela. Le faccio subito la sella perché la voglio provare, andava velocissima, la devo testare. Allora, per la sella del megalocero dovremmo avere tutto, non dovrebbe richiedere incredibili risorse. No, infatti, fibra, pelle e metallo, perfetto, ci abbiamo tutto. Così la testiamo subito, subito, subito. Piccola vieni, piccola vieni, piccola vieni qua, sella, sella, sella. Senti i versi che fa, troppo fucciola. Guarda com'è contenta, no vabbè, guarda quando le alzi il livello. Che carina, ma che carina, oh, sono in brodo di giuggiole, mi piace un sacco, testiamola. Ah, un po' pesantuccia, però i salti che ci fa. Allora, è velocina, sono sicura che se mi tolgo un po' di roba dall'inventario andrà ancora più veloce. Ne sono sicura. E casomai le aumentiamo ancora la velocità, non dovrebbe poter fare grandi cose. Però per trasportarci avanti e indietro da una zona all'altra non dovrebbe essere male, non dovrebbe essere male. Allora, ripeto, l'ho addomesticata così tanto per addomesticarla. Però dai, guardate quanto è carina, guardate, dai, è veloce. È carinissima e va velocissima. Guarda i salti che ci fa. No, vabbè, mi piace tanto tanto questa bestiolina pucciola. Mi sa che ci facciamo una specie di terrazzino davanti alla serra dove poter... aspetta! Aspetta, Rino, Rino, se... aspetta, mi sto incasinando, mi sto... clicca, 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 aspetta, mi sto incasinando. Ok, ciao Rino, alleluia! Ciao, è il maschietto, sì, è il maschietto, ma ciao, ce l'abbiamo fatta, eh? Oh, dai, ci testiamo anche il Rino adesso. Mamma mia, quanti addomesticamenti. Rino, perché sei rinco? Rino, da questo lato, di qua, di qua. Dai, non mi buttare giù il ponte. Non buttarmi giù il ponte, che ci ho messo un sacco di tempo a farlo. Ho mille frastimi. Oh, vieni più in qua, vieni più in qua, vieni più in qua. Seguimi, seguimi. Ok, fermo qua. Aiuto, mamma mia. Fammi vedere com'è l'altra, aspetta. Siamo... sì, 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 sì. Ok, ok, dai, ancora un po' di narcotici che ci scendono alla velocità della luce. Il torpore a queste bestie. Ciao Rino Pucciolo, ora ti vado a preparare la sella e poi mi faccio quella specie di terrazzino davanti alla serra, perché vorrei metterci un tavolo con sopra due mortai per potermi appunto fare i narcotici direttamente lì vicino alla serra, così non devo fare grandi, grandi viaggi con tutte le bacche che come vedete stiamo raccogliendo, perché
Ah, ci manca roba per fare la sella del rino, porca miseria. Aspetta, fammi vedere, ce n'ho qualcosa qua, ce l'ho qualcosa, qualcosina, non so se mi basta. Ah, poca roba, mi sa che devo farne altra, ma porca miseria. Ok, selluccia pronta, vediamo di... tu hai fatto cacca, beh, sì, ho visto il gesto, hai fatto cacca, ma come vedi ho già l'inventario pieno di merda, quindi non ti preoccupare, la raccogliamo in un altro momento. Oh, ma guarda che carino, è bellissimo, è gigantesco, mi level up, senza fare nulla mi level up. Vediamo gli etiri... Cosa sta facendo? Ma stai scherzando? No, vabbè, la tenerezza, la gioia quando li alzi il livello. Io li adoro, i gesti che fanno. Ok, vediamo di testarci. Cioè, guarda come carica. Aspetta, pam. No, ma che fregatura. Avevo preso la rincorsa, aspetti. Ma io avevo preso la rincorsa e non le ho fatto niente. Ho frenato troppo presto. Aspetta, ti faccio fuori così a te, perché ormai ho perso la forza della corsa. Ma porca miseria, ma che gnubba che sono, volevo testarlo subito alla grande, invece niente, come una scema, ci siamo bloccati lì così, pam. E vabbè, lo facciamo un attimo fuori così, poi vediamo di ritestarlo con la super mega rincorsa. Va bene, ci è andato giù. E aspetta che mi raccolgo un po' di chitina o cheratina, non mi ricordo. Ah, cheratina, ok. Che quella in effetti qua scarseggia e gli anchilosauri me ne danno almeno un pochino. Vieni tizio che ti testiamo subito di nuovo con qualcun altro. Volevo prendere una super rincorsa, far fuori qualcuno, uffa. Ok, proviamo col mammut. Voglio tirarlo giù di sotto. Lo butto giù di sotto. No, ma dai. Ma dai, è il secondo epic fail. 2 su 2, ma che tristezza immane. Ma finisci giù di sotto. Non contrattaccare, buttati di sotto. Ma porca miseria, vacci giù. Ma dai, ma non riesco a tirare. Oh. E il cadavere va giù, ovviamente. Grazie, così non posso neanche raccogliere le cose. Ma porca miseria. Facciamo retromarcia che non finiamo giù di sotto anche noi. Bip, bip, bip. Rinoceronte in retromarcia, fate attenzione. Bip. Voglio one-shottare qualcuno. È una questione di principio. Oh, alleluia. Vabbè, ero a livello 13, quindi va bene. Però almeno ce l'abbiamo fatta. Vai, proviamo con un altro. Vediamo chi c'è. Mammut. Papam. No, non c'è morto, ma porca miseria. Ma che livello sei, porca... io dovrei controllare i livelli. No, due, non l'avevo vista, signore. Lei era proprio lì dietro, ma non l'avevo vista. Sì, cavolo, però il rino c'ha una stamina che fa un po' schifo. No, aspetta, ho beccato anche il megalocero, poverino. Sì, la stamina del rino con la rincorsa finisce subito. È una delle cose che mi sa gli dovremmo alzare il più in fretta possibile. Perché è un problema, signore, io sono senza stamina, può aspettare un secondo prima di contrattaccare? Grazie, ed era un livello 10, cioè era un livello 10 e ci abbiamo messo così tanto. Vabbè, almeno questi cadaveri non sono finiti giù da un dirupo e riesco a raccogliermi un po' di roba, grazie. Mamma mia, splash, che schifo, ero troppo attaccata, che schifo. Mi fate one-shottare qualcuno, per favore, che sono un po' demoralizzata. Signore, lei può andarci giù in un colpo, grazie. Oh, grazie, vedete, è un livello 50. Oh, grazie, un po' di soddisfazione. Oh, grazie. Guardi, mi dispiace veramente tanto per lei. Però grazie, perché iniziavo a essere veramente demoralizzata da questa faccenda. Oh, ok, sono un po' più soddisfatta, un po' più contenta. E aspetta, se ovviamente entriamo dall'inventario dal culo. E ci level up, guarda come ci level up, è tutto contento, puccia. No, vabbè, praticamente giuisce come un cagnolone gigantesco. Lo adoro. Allora, noi ci siamo preparati il terrazzino come avevamo detto e ora qui ci posizioniamo il nostro tavolo. Aspetta che devo trovare la posizione adatta. Ok, direi che qua va benissimo, perfetto. E sopra ci mettiamo 2 mortai, per ora ne ho fatti 2, valuteremo un terzo, per ora non lo so. Quindi questo lo metto tutto a sinistra, più a sinistra, non ci va più a sinistra, va bene. E l'altro lo mettiamo più, no, così, aspetta, così. Sì, così, eventualmente ce ne sta un terzo. Ragazzi, ma perché voi vi andate sempre a imboscare dietro le piante? No, vabbè, io li adoro questi scarabei, guardate come sono carini. A parte i colori che sono brillanti, bellissimi, ma guarda gli occhietti, il musetto, il cornino. Li amo. E poi mi producono tanto fertilizzante. Ciao, pucciolo, ti lovo tanterrimo.
Ok, dai, andiamo a vedere come sta la nostra rinoceronta. Speriamo che sia quasi alla fine, perché veramente... Oh, sì, dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, manca veramente poco. Tra poco dovremo avere anche la nostra rinoceronta. Ottimo. Ok, abbiamo anche la nostra rinoceronta. Oh, che bello, finalmente un altro addomesticamento concluso. Ciao, pucciola. Vengi che l'avvicino un pochino a casa, un pochino, giusto per non averla lontanerrimo, che poi la perdo di vista, la perdo di vista. Vengi, vengi, mi segui, la lasciamo qua vicino alla serra, mi sa. Sì, qua va bene. Visto che abbiamo la megalocera, e direi che non abbiamo fatto abbastanza addomesticamenti oggi... No, visto che la megalocera più che altro è abbastanza veloce, vorrei sfruttarla per andare a caccia del megalocero. Ma la megalocera mi fa qualcosa? Cioè, tipo, se provo... No, col sinistro... No, col destro, no? Con C? Niente. No, non fa niente, corre basta, lei corre basta, leggiadra. Ah sì, Jack ovviamente l'abbiamo reso un po' più leggero, così forse ci va anche un po' più veloce la tizia. Lei che livello mi è, scusi? Ma è livello 13, ma no, ma no. Vorrei qualcosa di un pochino più alto da inseguire con la nostra velocissima megalocera. Vediamo, dai che c'è piano. Ah, ce n'è uno lì dietro l'albero, aspetta, aspetta, aspetta. L'ho visto, ho visto le corna spuntare, ho visto le corna spuntare, salve. Lei che livello mi è? 26, 26 no, uffa. Aspetta che ne vedo altri là. Un 29, un 10. No, quello è un anchilosauro. Un altro, un 72, un 72, voglio un 72, mio 72, mio 72, perfetto. Aspetta che c'è l'aquila. L'aquila. Lei non scende, vero? E invece lei scende. E invece lei scende perché deve rompere le scatole. Sì, Jack, con l'accetta, certo. Ma guarda come si avvicina al nostro megalocero di soppiatto. Vattene via, brutta fettente. No, dai, vacci giù. No, Jack, adesso dobbiamo ricaricare. Ma per davvero? Aia. Maledetta aquila. Non riesco a girarmi, non riesco a girarmi. Scendi, Jack, 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 Jack. Non va bene, non va bene, non va bene. Scendi, scendi, scendi. Ok, vai, vai, sparale. Ok. Ciao, aquila, così non rompi più le scatole. Alleluia. Ok, vediamo di andare a caccia del megalocero. Dov'è? Megalocero? Signor megalocero, lei dov'è? Torni nel mio campo visivo. No, 29 no. Dov'è il mio 72? Laggiù, quello là? Quello là? Sì, sì, 72, 72. Ah, però è vicino al dirupo. Aspetta che ci posizioniamo in modo tattico. Aspetta, che così non mi corre dalla parte opposta, che si butta giù di sotto. Hanno tutti i mani e si uccide queste bestie. Via! Vai! Perfetto, inizia la corsa! Inizia la corsa. Beh, non riesco a girare manco col megalocero. Ma perché? Che tristezza. Che tristezza. Se qualcuno sa come guidare queste bestie, me lo spieghi, non ce la faccio. Vabbè, dai, però forse ce la facciamo. Ok, ok. Sì, poi la nostra megalocera è abbastanza veloce, quindi riusciamo a starle dietro. Se solo riuscissimo. Aspetti, 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 non mi cambi direzione in questo modo. Aspetta, no, 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 dal dirupo no. No, 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 dal dirupo no. Intercettiamolo, intercettiamolo. Ok, ok, siamo riusciti a farlo girare, davvero. Perfetto, dai, dai, che riusciamo a stargli dietro. Riusciamo a stargli dietro tranquillamente. Perfetto. E noi li corriamo in parallelo. Non riesco a starle proprio dietro, dietro, ma in parallelo. Sì, no, no, siamo un po' in diagonale. Siamo un po' in diagonale, no, così non la piglio. Signore, così non la piglio, però. Lei doveva correre dritto. No, 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 aspetti. Li odio quando corrono così. No, Jack, attento. Jack, non becchiamo il rinoceronte. Jack, non becchiamo il rinoceronte. Ok, ok, perfetto. E ci va giù. Ok, dai, megaloceri sono stati anche abbastanza rapidi, per fortuna. Non ci hanno richiesto tanto tempo. Più che altro è che sono veloci e vanno a zigzag. Ed è principalmente questo il problema. Ah, io c'ho solo... No, aspetta, aspetta. Fammi andare a prendere cibo e narcotici per il nostro signor megalocero. Là, quanto arrivo velocemente a casa. Guarda quanto arrivo velocemente a casa. Ecco un po' di pappa. Siamo arrivati, pucciolo. Tieni. Di nuovo, forse non è tantissimo. Però dai, per ora dovrebbe bastare. Dai, al massimo facciamo un altro salto di là. Visto che la zona di là sì, per ora è tranquilla, però ogni tanto ci spawnano roba brutta, brutta, brutta. E io mi piglio Romeo, che schifo non mi fa. Guarda, guarda che piove persi... Ah no, ha smesso? Ha smesso di piovere. Ah no, nevica, nevica, beh giustamente. Lupo? Ciao lupo, vedi? Vedi che qua arriva gente brutta? Cacchiarola, laggiù c'è gente ancora più brutta. C'è gente tanto più brutta. Megalocero, ti prego, sbrigati. Cacchiarola, io vedo un alone rosso, è un alfa quello, vero?
È un alfa. Sì, è un alfa. Vabbè, livello 10, ok, però è un alfa. È un altro carno, vabbè, livello 13. C'è un altro carno laggiù. Sì, quello è un altro carno. È la sagoma di un altro carno. E beh, certo. E beh, certo. Tre. E laggiù vedo lupi, Ottimo, perfetto. Piove, nevica, lupi, carno, alfa. Niente, facciamo una bella cosa. Ci andiamo a prendere Joe e andiamo a fare un attimo un salutino ai tizi laggiù, che gli dico due cose. Ragazzi, ciao Pudi, guarda i carno già incacchiati. Ciao carno, aspetta che... No, guarda che già insegue megaloceri. Mi stai già sulle palle, ecco. Ecco. Ah, là c'è l'alfa. No, no, sta andando verso il megalocero. No, è tanto vicino. È tanto vicino. Scusi, scusi, non vorrei disturbarla, ma vorrei che si allontanasse. Ecco, ecco, brava. Aia, aia, no, no, non mi ha preso, Non l'ho capito, però mi segua. Mi segua anche lei, salve. Salve, venite per di qua. Sì, sì, guardate, pappa pronta, sono io. No, ma c'è uno Yutirannus lì, e vabbè, qualcos'altro. Ma porca, no, ma dai, ma quanta roba. Signori, venite di qua, per cortesia. È caduto, non lo sento camminare, è caduto? Sì, sta cadendo là sotto, perfetto, saranno contenti quelli di sotto. Gli faccio cadere di tutto a quelli laggiù, poverini. Salve, salve lupi, l'avevo visto io che c'erano i lupi. È un bel branco peraltro, ciao carno, ciao, aspettate. Adesso penso a tutti, non vi preoccupate che ora penso a tutti. In compenso lo Yutirannus forse se n'è andato. No, lo vedo ancora laggiù, ma porca miseria. Ciao carno, aspetta. E dammi un attimo, perfetto. Lupi, ciao lupo, aspetta. Ce n'è anche per te, non ti preoccupare, ce n'è anche per te. Guarda. Guarda anche con fulmini, saette, neve. Cioè proprio è un pochino, sono questi scontri epici. No vabbè, non tanto epici in effetti. Ciao, ululate. Ciao. Mamma mia, no, li devo far fuori che questi si impappano il mio megalocero se vengono da quella parte. Vedono uno addormentato subito. Wow, ci si azzanna, lo azzannano subito. Porca miseria, devo stare attento a tutto qua. Devo guardarmi le spalle in continuazione. È un posto maledetto. Tieni ancora un po' di pappa, tizio. Mamma, meno male che la serra è qua dietro. Facciamo abbastanza in fretta. Ma perché ci sono i lampi se ha smesso di piovere? Tu quanto sei? 54, ok. Ma ha smesso di piovere, scusa, perché ci sono i lampi? Ma sei buggato Ark? Ma perché? Ma non ha senso. No, ho scoperto un altro bug. Qua muoio congelato e invece qua no. Bellissimo. Quindi noi osserveremo l'addomesticamento a distanza da qua dove ci sono ancora i lampi. Ma quantomeno Jack non ci muore congelato. E niente, i lampi continuano. Non piove, non nevica, non c'è il temporale. Però ci sono i lampi. Poi ogni tanto mi giro, sembra che ci sia il sole tipo adesso. E poi i lampi così all'improvviso. Ma certo Ark, fai un po' come cacchio vuoi. Fulmine e saette, ma non c'è temporale, porca miseria. Ma che succede? Cacca, fammi prendere cacca. Intanto i lampi continuano. No, quando... adesso luce. Ma lo vedete anche voi? Cioè, ogni tanto sembra che ci sia il sereno e poi, come mi giro, fulmini, saette, lampi, ma non piove. Il cielo è sereno. Non c'è una nuvola. Vabbè, qualche nuvola c'è. Ma è poca roba, porca miseria. Non ha senso. Oh, alleluia, grazie. Io lo stavo osservando da lontano, perché altrimenti a Jack si congelano le chiappe. Salve! Meno male che si è domesticato. Dai, non ci ha messo tanto. Il megalocero per fortuna non ci mette il tempo interminabile come altre bestie erbivore. Porca miseria. Meno male. Ok, anche per oggi il nostro sporco lavoro l'abbiamo fatto. Alla vostra sinistra potete osservare le nostre bestie erbivore. Sì, però c'è anche un mammut che non c'entra una mazza. Quello non è mio. Mi scusi, ma... No, ma lei mi va verso la serra? No, no, mi scusi, ma le sembra il caso... No, ma me la può buttare giù? No, aspetti. Signore, scusi, tra sapere e non sapere, lei si può spostare? Si sposti, porca miseria. Ok, grazie. Dimmi te, ma perché mi devono girare intorno questi? Ma vabbè. Ma perché? Stavo presentando la squadra di erbivori, dannazione. Da questo lato, invece, abbiamo le nostre bestie assetate di sangue, lo Yutirannus, i nostri due meravigliosi lupi, le nostre... tigri dai denti a sciabola, sì, non stavo per dire pantere, porca miseria, tigri dai denti a sciabola. E dopo questa follia d'addomesticamento compulsivo così che ci è venuta a me, Jack, direi che la possiamo finire qua. Ragazzuoli, io come al solito vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e noi ci rivediamo al prossimo episodio, sperando che sia qualcosa di un po' più tranquillo. Ciao ciao!